Giustamente Fiamme Oro che si congratulano con Danilo Ram, reduce da una gran forma che ha dimostrato anche a Yeo, hai vinto, oserei dire stravinto, questa finale, questo titolo tricolore. Complimenti Nadine. Grazie mille. Sì, oggi stavo bene, già agli playoff ero in forma e dopo un periodo un po' giù a Sappada, poi abbiamo riposato un attimo e siamo arrivati in forma fino ad adesso, quindi devo ringraziare Michi e Luce per il lavoro. Una neve, insomma, gli organizzatori che hanno fatto un miracolo quest'oggi, in questi giorni, per poter organizzare queste gare, una neve ovviamente non di gennaio, però insomma una pista che ha saputo reggere e come. Sì, bisogna dire grazie all'organizzazione, alla fine andava bene la pista, quindi grazie. Nadina, che bilancio sintetico trai da questa super stagione? Ma assolutamente positivo, non me l'aspettavo di andare così bene dopo la scorsa stagione che ho fatto un po' di fatica. E d'estate abbiamo lavorato bene con tutta la squadra, siamo una squadra bellissima che ci troviamo bene, quindi bene. Grazie di nuovo, complimenti, grazie, brava. Ci troviamo con il vincitore Davide Ghio, innanzitutto complimenti, una gran bel finale, una bella sfida con Matteo Galli. Sì, oggi i amici erano molto forti in finale e anche nelle batterie precedenti, quindi abbiamo fatto bella battaglia e sono contento anche per loro. Neve non facilissima da sciare. No, una neve un po' strana, faticavo un po' a stare in piedi, soprattutto nella curva e nella salita dello stadio, però per il resto bello per essere a fine stagione e tanta roba comunque. Una bella ciliegina sulla torta su questa tua bella stagione. Sì, senz'altro. Ci tenevo tanto su questa sprint perché ultimamente mi piacciono, poi in classica la tecnica che preferisco, quindi ci tenevo a fare bene, alla fine è andata bene. La dedica? Dedico questa vittoria alle persone che mi hanno portato a sciare negli ultimi tempi, perché dove vivo io non c'era più tanta neve e quindi mi sono dovuto organizzare con dei passaggi, chiedendo passaggi in giro, quindi mi sembra giusto ringraziarli tutti, partire da mio nonno che mi porta sempre, poi i miei amici e grazie mille. Grazie a te, grazie e grazie, complimenti di nuovo, grazie Davide. Grazie a voi. Andiamo a sentire il parere del secondo classificato, Teo Galli, tra ovviamente i tuoi amici che ti fanno complimenti, te li faccio anch'io Teo, complimenti, un gran finale, ci poteva quasi stare un oro. Sì, è stata una bella gara, soprattutto perché non me l'aspettavo, perché le sprint di solito non vado molto bene, però oggi su sta neve sono riuscito a dar tutto e quindi benissimo così. Beh, sei andato forte già comunque dalle qualifiche, quindi era veramente una giornata più che positiva per te. Sì, già in qualifica ero già contento, nonostante era all'11ª piazza, però man mano che facevamo le batterie era sempre meglio, quindi benissimo. Che cosa hai pensato durante quei ultimi 200 metri, quando ancora eri in testa, quando pian piano Davide si avvicinava, Ghio? Ero davanti e pensavo quasi di riuscircela a fare, ma Davide è stato molto forte e la volata molto forte è la mia, però sono contento così. Dal sorriso, diciamo che è un argento che vale sicuramente oro, a chi dedichi, se c'è una dedica per questo argento? La dedico a tutti i miei allenatori che comunque mi aiutano con tutti i materiali, avere sempre il meglio. Spostation appunto mi ha aiutato con gli sci e Nicola Cusini che mi ha prestato i suoi sci per questa gara che andavano da soli. Grazie, congratulazioni ancora, grazie Teo, grazie. Yeah. Greta Loran sul tuo volto, un bel modo per chiudere la stagione, non è ancora terminata però già un oro te lo sei messo al collo, brava Greta. Grazie, sì, sono molto contenta perché è il mio primo titolo italiano assoluto, sono sempre arrivata seconda quindi ci tenevo a provare almeno a vincerlo, sono contenta per me, per la mia famiglia e per le Fiamme Gialle soprattutto. Ancora una buona condizione? Sì, sono rimasta un po' stupita perché sono stata malata a metà mese e sono stata ferma una settimana, quindi venivo qua che la mia condizione non sapevo bene quale fosse. Ho fatto la 10 per trovare rientrare in ritmo gara e mi ha fatto bene perché oggi alla fine in gara mi sono ritrovata. Una gioia doppia per voi in casa, Pellegrino Loran, insomma due medaglie d'oro, bravo anche Chicco. Sì, sono molto contenta anche per lui, ma anche per Nadine Loran, che siamo tutti te di Gressonei, quindi portiamo tre bei titoli a casa. No, il weekend non è ancora terminato? No, ci sono ancora due gare, adesso io non so ancora se farò parte della staffetta, però sicuramente mi lancerò e mi cimenterò anche nella 30 per onorare questi campionati italiani e il mio gruppo sportivo militare. Greta, chi dedichi questo tuo primo titolo assoluto?
Allora lo dedico alla mia famiglia, che non è stato un periodo tanto bello per noi, quindi lo dedico a loro. Grazie. Pardon, era un fatto finish. Secondo, insomma, non hai perso il sorriso, complimenti, un bel argento. Grazie mille, sono molto contento di essermela battagliata con il mio compagno di allenamenti di tutto l'anno. E ce la siamo giocata in volata come quasi tutti gli allenamenti e quindi dai, sono molto contento. Una neve, dicevo prima, anche non facile, però insomma era anche abbastanza veloce. Sì, molto impegnativa, soprattutto perché sulle salite in finale non c'era più il binario, si sprofondava molto, ma l'abbiamo spuntata lo stesso. C'era un punto della pista in cui potevi fare la differenza, il tuo congeniale? Ma ho provato a farla sulla spina di pesce, ma sono stato anticipato da Simone Mastrobattista e poi ho provato a scollinare forte per giocarmi il tutto per tutto in volata. Cosa prossimi giorni? Che pronostici hai per te? Ma sicuramente cercare di finire la stagione nel migliore dei modi e niente, questo è. Una tua stagione che come la valuti? Inizio stagione ho fatto molta fatica da sotto tutti i punti di vista, ma pian pianino, lavorando sempre costante e bene, ho cercato di tirar fuori il meglio e sta pagando soprattutto in questo finale di stagione. Molto bene, grazie, complimenti di nuovo. Grazie a lei, buona giornata, arrivederci. E ci troviamo con Lucia Scardoni d'argento quest'oggi. Lucia, brava, complimenti, va bene così Lucia? Grazie mille, comunque sì, va benissimo così, due gare, due medaglie, quindi diciamo che non mi potevo aspettare di meglio. Sono contenta poi, anche se non ho confermato, ero la campionessa uscente diciamo dagli anni passati nella sprinta tecnica classica, però ho lasciato il posto a Greta Loran, che è una mia carissima amica, quindi sono contentissima così, ho dato tutto, perciò va benissimo. Brava, davvero. Poi il bello è l'amicizia che vi lega e fa crescere anche comunque la vostra sportività. Che cosa ti aspetti per le prossime gare e un breve bilancio su questa tua stagione, Lucia? Ma vabbè, domani c'è la staffetta che secondo me possiamo fare molto bene. Comunque abbiamo dimostrato che come gruppo sportivo siamo forti. E poi la 30 adesso si vedrà in che tecnica, come si farà, però dai, cercherò di mettercela tutta. Insomma sto bene, quindi so di poter fare ancora qualche bel risultato. Per quanto riguarda la stagione ho un po' faticato all'inizio a trovare la forma, forse quest'anno non sono mai riuscita ad avere proprio una forma ottimale come ho avuto l'anno scorso, però adesso mi sento meglio e insomma sono riuscita a portare a casa qualcosina. Vacanze meritate, ci andrai in vacanza Lucia? Vediamo dagli impegni del marito, però dai, qualche giorno penso proprio di sì. Comunque già essere a casa con lui, tranquilla, sarà come essere un po' in vacanza. Brava, grazie ancora, complimenti, grazie. Grazie mille. Nicola Monsorno, prima titolo italiano, under 23, complimenti, quinta assoluta, insomma, bene così, complimenti. Sì, sono molto contenta della giornata di oggi perché non ero in grande forma, settimana scorsa sono stata male, ho avuto la febbre, però ho lottato perché volevo il titolo, è la mia gara, mi piace la sprinting classico e quindi ho fatto di tutto per prendermelo. Insomma, non, nemmeno troppo distante dalle senior, una buona prestazione, cioè accendavi i microfoni spenti, eri febbricitante sino a pochi giorni fa. Sì, ho lottato fino all'ultimo, poi le altre ragazze, le mie compagne sono fortissime, insomma ci ho provato, però loro sono nettamente più forti. Un appunto di domanda dunque sulle prossime giornate, su domani e dopo? Per domani non so ancora se farò la staffetta, vediamo cosa decideranno i tecnici, però sicuramente farò la 30. Nicola, un bel modo sino ad ora di chiudere questa stagione, che tu la reputi? Ma diciamo che ho avuto alti e bassi, però credo di essermi preso le mie soddisfazioni, soprattutto a Falun, l'ultimo weekend di Coppa del Mondo, quindi sono contenta. L'emozione appunto di questa super prestazione in Coppa del Mondo, che ambiente hai trovato? Ma mi sono trovata benissimo, ho avuto l'occasione più grande della mia vita di correre insieme a Federico Pellegrino, che è stato per me un grande insegnante, mi sono goduta ogni secondo di quella giornata, sono super contenta di quello che abbiamo fatto insieme. Assolutamente, grazie davvero per queste belle emozioni, brava Nicola, speriamo di vederti i prossimi giorni, grazie. Grazie mille, ciao. E ci troviamo con Elisa Gallo, splendida seconda quest'oggi per non essere una sprinter, insomma una medaglia, un argento che vale quasi oro. Sì, è stata una gara dura, già anche se alle qualifiche in realtà non stavo molto bene. Poi però le semifinali mi sono un po' ripresa e nella finale
stavo decisamente meglio, appunto per non essere una sprinter è andata molto bene. Poi nell'ultima curva ero con la Lucia Isonni per giocarci il secondo, il terzo posto e purtroppo è caduta e sono riuscita a evitarla e è andata bene, ho preso l'argento. Insomma, tra l'altro quella curva che quest'oggi ha mietuto già altre vittime non era facile a sciarla proprio bene bene, sei pure riuscita a schivarla, quindi vuol dire che avevi una certa lucidità. Sì, dai, forse anche un pizzico di fortuna, però sì, anche perché c'era la neve abbastanza smossa, quindi bisognava fare attenzione, però dai, è andata bene. Elisa, reduce da questa bella esperienza degli Eyop a Vuokatti, insomma, mi accennavi a microfoni spenti, una gran bella esperienza da vivere, da fare. Sì, è un'esperienza molto bella, anche per il fatto che cioè, sei insieme a altri atleti della tua età, ma anche di altri sport, anche erano altri italiani che facevano magari discesa o biathlon, comunque anche scambiare due parole e cioè conosci anche altre persone che fanno sport diversi, è molto bello, sì. Avete avuto modo di vedere anche altre gare? Sì, abbiamo visto delle gare di biathlon, poi sì, ma altro, cioè eravamo abbastanza impegnati con le nostre, però seguivi video, comunque vedevi, sì sì, riuscivi a informarti, a vedere, sì sì. Elisa, sono gare davvero bellissime, sono delle mini olimpiadi e vi fanno assaporare quello che potrebbe essere il vostro futuro in chiave 5 circhi, appunto le olimpiadi. Sì, certo, poi avendo fatto quest'anno anche l'esperienza del mondiale e paragonandola sono comunque cose molto diverse, due esperienze entrambe molto belle, però è ancora proprio un'altra esperienza, l'atmosfera olimpica che si respira, tutto il villaggio, tutto il contesto in sera, era molto bello, sì. Prima di lasciarti andare ti chiedo che cosa ti attendi per domani e per dopodomani. Beh, domani ci sono le staffette e sono sempre un po' inaspettate, non ci si può mai aspettare, cioè si possono fare previsioni, però siamo una bella squadra e daremo tutto. E nella 20 km di domenica... Boh, vedremo come la neve, come sarà il tracciato, però spero che possa finire al meglio questa stagione. E divertiti se puoi. Sì, sì, beh, certo. Grazie mille. Davide Grazza, campione italiano Under 23, secondo assoluto quest'oggi. Bene, ottimo. Sì, sono molto soddisfatto, specialmente una sprint a classico, non ero mai riuscito a esprimermi in questa condizione. Stavo bene e oggi... Mi sono messo dall'inizio alla fine in tutte le batterie davanti, ho dato sempre il massimo senza mai preoccuparmi di cosa succedesse dietro e per me è come aver vinto un oro oggi. Purtroppo, insomma, Pellegrino è Pellegrino, insomma, quindi sono contentissimo. Davide, devo proprio dirlo, ci ha regalato delle grandi emozioni e per un attimo ci hai fatto credere appunto che riuscissi ad importi sul vicecampione olimpico. Mi fa piacere di avervele trasmesse. E cosa ti aspetti per domani e dopodomani ed un bilancio velocissimo su questa tua stagione? Ah, domani la condizione è buona, cercherò di dare appunto sempre il 100% come ho fatto queste prime due giornate di gara e speriamo di fare una bella staffetta e poi una bella 50, insomma anche lì sono curioso di vedere cosa salta fuori e... La stagione mi aspettavo un po' di più, ho avuto un po' di sfortuna tra il Covid, dicembre, poi sempre un po' a ricercare la forma, è arrivata adesso, però vabbè dai, prendiamo il positivo, insomma, sto bene, e ho dato dei bei segnali sia oggi che l'altro giorno, adesso testa bassa e lavoro duro. Ho visto che avevi anche degli sci molto veloci quest'oggi, a chi vuoi dedicare sia l'oro che l'argento? No, sì, oggi come Fiamme Gialle devo ringraziarli. Devo ringraziare appunto le Fiamme Gialle che ci hanno messo degli sci ai piedi ottimi e dedico a loro appunto questa insomma prestazione, grazie. Grazie a te, grazie davvero.